Bella ragazzi. Bella ragazzi, vi facciamo vedere una cosa adesso stasera. È la tempra dell'acciaio, questo è filo d'acciaio armonico, ossia un acciaio che contiene un 0,6% di carbonio, alcuni contengono fino allo 0,8%. È un acciaio che va bene da fare eventualmente anche utensili, ci sono anche fili più grossi, si possono fare piccolissimi scalpelli per i lavori nel legno di precisione. E adesso vi facciamo vedere una cosa, questo è elastico, ritorna. Prima cosa, leviamo la sua tempra, perciò lo arroventiamo. E una volta che è arroventato, lo facciamo raffreddare lentamente. Così. Poi una volta che è raffreddato, non è più rovente. Possiamo allora anche finire di raffreddarlo nell'acqua. Ok. A questo punto noi abbiamo l'acciaio qua elastico, mentre l'acciaio qua è diventato mollo. È diventato, ha perso la tempra completamente. Ora, ad esempio, ecco, adesso facciamo una cosa. Gli diamo la piega, così. 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 E facciamo un ferro di cavallo, una calamita, che ci stiamo facendo. Poi, tagliamo un po' più corto qua. Lo tagliamo qua. Qua era ancora un po' temperato. Abbiamo questa. La appendiamo, la arroventiamo tanto, avvicino l'acqua, ecco, ora va bene. Subito nell'acqua. Abbiamo ottenuto un pezzo d'acciaio a tutta tempra, si vede apparire del grigio che dà l'idea proprio della tutta tempra. Qua abbiamo dei chiodini, avviciniamo, non succede niente. Magnetizziamo la nostra calamita e ora lei tira sui chiodini, è diventata una calamita. Ora vi faccio vedere un'altra cosa, guardate, avete visto? L'acciaio a tutta tempra è durissimo, incide anche il vetro, ma è fragilissimo come il vetro. Ora vi faccio vedere un'altra cosa. Noi adesso togliamo la tempra come prima, a un pezzo d'acciaio, che è già temprato questo, temprato e rinvenuto, perché sennò si spezzerebbe. Praticamente facciamo la stessa cosa che hanno fatto per creare questo filo. Allora, prima gli togliamo la tempra, poi andiamo al buio, ancora un po' rosso, tanto lo sfilo un po', tanto che si raffredda. Questo lo vendono dal ferramenta, è facile da trovare. Lo raffreddiamo adesso che è quasi freddo, abbiamo l'acciaio mollo come prima, possiamo anche vedere, l'abbiamo piegato. Ora gli ridiamo tutta la tempra. Lo tempriamo bene, subito nell'acqua, ora è fragilissimo, si spezzerebbe, anzi potremmo anche provare a vederlo. Tac. Scusate, c'è la calamita qua che mi si impossessa dei miei pezzi, vabbè, comunque lì si è staccato un pezzettino. Ora carteggiamo questo acciaio, fare attenzione di non sforzarlo, sennò vi si spezza nelle mani. Lo puliamo, diventa lucido. A noi serve lucido per vedere una cosa importante. Lucido per vedere i colori che assumerà. Lo riscaldiamo, ma molto piano, diciamo a temperatura molto bassa. Siamo tra i 200 e i 300 gradi quando lo scaldiamo adesso. In modo uniforme, più possibilmente uniforme. Devo sentire dove la fiamma, sta diventando giallo, inizia a diventare giallo, poi diventa un po' violaceo, blu, ora è blu, lo fermiamo quando è blu,
Vedete che colore bello che ha. Ora questo acciaio non si spezza più, elastico come il resto, come mi è scappato, scusate, dalle pinze, elastico come il resto del filo. Se invece l'avessimo lasciato giallo, quando appena preso il giallo diventava più fragile ma utile come utensile da tagliare, da lavorare il ferro, ma il legno e altre cose. Adesso vi faccio vedere ancora una cosa. Noi vediamo che si attacca la calamita. Arroventiamo il nostro filo d'acciaio, togliamo la tempra, lo scaldiamo, lo portiamo sopra verso gli 800 gradi e non si attacca più alla calamita. Ora pian piano lui si raffredda, tra poco vedrete il fenomeno. Ancora, ecco, ora comincia a attaccarsi, ora tiene. Prima abbiamo superato il punto di Curie, che è una temperatura che vari metalli ferromagnetici hanno, o Leg, diversa uno dall'altro, alla quale sparisce l'effetto magnetico. Bella ragazzi! Bella ragazzi!